Allora, ha chiesto di parlare il senatore Puglia, ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie Presidente, grazie Presidente, grazie Ministro per la sua presenza e per il pronto intervento. Bene, guardate, colleghi, già si è parlato e già si è riflettuto su alcune cose. Guardate che questo è un precedente pericolosissimo sul modello di denominazione, perché dietro quel modello noi abbiamo appunto tradizioni culturali, abbiamo un modello di trasparenza per il consumatore e una garanzia di qualità. Quindi se cominciamo a far crollare quel sistema, crolla anche un sistema di garanzia. E così come è applicato a questo prodotto, potrebbe essere applicato a tantissimi altri prodotti. Prima appunto si è parlato, Ministro, lei ci ha ricordato anche la massima della Corte di giustizia europea, quella appunto del 9 settembre 2021, quindi è una massima molto recente e che parla appunto di evocazione abusiva. Quindi l'evocazione abusiva, leggiamo appunto da questa sentenza, e tutte le volte in cui quella denominazione ha un'affinità fonetica e visiva della denominazione. Ma immaginiamoci, Cerasuol, Montepulciano, Aianic, Ciros, Grec de Tuf, Sangiovese, Ribollen e così via, perché appunto noi abbiamo più di 315 DOC italiane, quindi si potrebbe veramente andare avanti, ma immaginiamoci appunto quello che sta avvenendo al Prosecco, potrebbe avvenire a queste altre denominazioni di cui ho fatto una menzione appunto strafalciata in un certo qual senso, ma con un'affinità fonetica, e diventerà un'affinità visiva nel momento in cui si fanno delle bottiglie, come ci ha fatto anche vedere il presidente Vallardi. E questo è certamente un grande pericolo per la nostra economia. L'Italia, nel mondo, sempre riconosciuta anche non soltanto per la qualità della manifattura italiana, la qualità appunto della cultura italiana, ma anche e soprattutto anche la qualità del prodotto agricolo e quindi anche il vino. Bene, io sono sinceramente sollevato per quanto appena appreso dalle parole del Ministro in sede di informativa. Ed infatti per questa questione del Prosek è fondamentale, come appunto già si sta operando, che il Ministero intervenga nelle sedi opportune nei prossimi 60 giorni. E qui il Parlamento, finalmente, ed è importante per noi, anche come forza politica, abbassare le bandiere e andare tutti nella stessa direzione perché siamo un unico paese. Così come sarà fondamentale e di fondamentale ausilio l'attivazione del tavolo tecnico per sostenere i produttori italiani del Prosecco nel ricorso contro la Commissione UE. Ovviamente quando si elaborano dei documenti, ecco, chi fa da sé non fa un granché in realtà, mi è stato insegnato da una grande mente, e in questo caso appunto il Ministero farà questo tavolo tecnico attraverso appunto chi ci lavora all'interno del settore del comparto, quindi i consorzi. È infatti assurdo pensare che seppur nella fase istruttoria dell'intera procedura di registrazione in Europa del Prosek, la Commissione UE abbia comunque concesso il primo sì verso quella che è a tutti gli effetti la violazione del divieto di utilizzare nomi che evocano altri prodotti DOP.
Tale violazione, lo ripeto anche io, come ha fatto anche il Ministro, si verifica ogni volta che un consumatore possa essere tratto in inganno al momento dell'acquisto. E qui c'è tutto. Ed è proprio così, trattasi di un vero e proprio raggiro nei confronti dei consumatori, i quali al momento dell'acquisto, nonostante i prodotti siano di diversa qualità, vengono fuorviati dall'omonimia della denominazione utilizzata e dalla somiglianza che ne deriva. La vicenda di cui si discute dimostra come il principio di tutela delle eccellenze, di cui le denominazioni sono espressione massima a livello europeo, venga spesso intaccato. Di certo non possiamo permetterci di non difendere le nostre preziosità di fronte ai vari e non rari attacchi da parte di coloro che nei fatti attuano vere e proprie pratiche di concorrenza sleale. Questo è concorrenza sleale. Anche perché occorre considerare come per la produzione dei vini DOP e IGT debbano essere osservati tutta una serie di requisiti, i quali vengono nel tempo rivisti in chiave sempre più stringente. Viene pertanto richiesto un legame sempre più forte con il territorio da cui provengono e di cui appunto siamo stati proprio noi vittime, come prima appunto si è detto più volte, del Tokai friuliano, perché aveva una denominazione troppo simile al Tokai ungherese, slovacco, e abbiamo dovuto noi fare un passo indietro con il nostro nome. Ma adesso invece dobbiamo fare 5 passi avanti e chi invece sta attuando questa pratica scorretta ne deve fare 5 indietro. Ci si aspetta quindi che dinanzi a tali condizioni richieste circa la natura, la qualità e la vera origine del prodotto non si possano poi ammettere pratiche scorrette come un tale caso di omonimia. Direi un grande controsenso, ma è chiaro e visibile a tutti in realtà. In conclusione, una denominazione storica come quella rappresentata dal Prosecco DOC e dal Prosecco DOCG, così come tutte le denominazioni europee e le eccellenze tutelate, va tutelata unitamente alla garanzia del consumatore e alla tutela del territorio e delle tradizioni. Resto pertanto fiducioso anche io, come il Ministro, circa il lieto fine di questa assurda vicenda. Grazie, Ministro, per quello che sta facendo.